Era un papà e una mamma di un piccolo centro dell'Interland napoletano. Venuti da me in lacrime la madre, perché il ragazzo, appunto, qualche mese prima aveva dichiarato di essere omosessuale. Era mio fidanzato con delle ragazze. Mi dice: "Guardi, signora, se lei è venuta perché io curi questo ragazzo, lo guarisca, questo è impossibile." E questa signora, semplice, analfabeta, non culturalmente dotata, direi, mi spiegò: "Professore, mettendo la mano sul cuore, agge capite, chi le hanno fatte sentimenti?" Una duplice strategia per contrastare le discriminazioni di genere e di orientamento sessuale. Organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università Federico II, col patrocinio del Comune di Napoli e finanziato dall'Unione Europea, il progetto Hermes punta alla costruzione di una rete delle associazioni che tutelano le persone gay, lesbiche, transessuali e bisessuali e di quelle che combattono la violenza sulle donne. Al tempo stesso, il progetto organizza incontri nelle scuole per creare consapevolezza sugli effetti invisibili e pericolosi del pregiudizio. Il 30% dei suicidi adolescenziali sono persone GLBT, gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. Questo perché proprio in adolescenza, no, dove il riconoscimento dell'altro, il gruppo, il supporto, non c'è qualcuno che fa il tifo per te. Perché non dimentichiamoci che c'è una grossa differenza rispetto alla discriminazione legata all'orientamento sessuale e tutte le altre forme di discriminazione. Che questi ragazzi poi, a differenza degli altri ragazzi stigmatizzati per etnia, per colore della pelle, poi quando tornano a casa magari trovano un papà omofobico o omofobo che dice: "Le persone omosessuali non le accetto e mi fanno schifo", o una mamma che dice, guardando un gay pride, che schifo queste cose contro natura. Come si sente questo ragazzo in quel momento? I colleghi dell'area delle scienze psicologiche e sociali che hanno promosso il progetto Hermes riescono a dialogare con il territorio e a porre un problema che è un problema del nostro tempo, io direi un problema politico. Perché è un problema sociale, ma è un problema su cui la nostra società e la nostra classe politica si gioca veramente la sua credibilità. Venerdì 12 e sabato 13 aprile, nel convento di San Domenico Maggiore, le associazioni e le università si confrontano in un convegno internazionale che fa il punto sui 2 anni di attività del progetto. Dopo la lectio magistralis del professor Diceglie della Tavistock Clinic di Londra, docenti e ricercatori espongono i risultati dei loro studi, alternandosi con le testimonianze sul campo del mondo delle associazioni. Durante i primissimi incontri però è nata l'esigenza di creare uno spazio virtuale dove condividere i lavori, per cui è stata creata questa pagina Facebook che è Mai più odio di genere, che doveva veramente essere soltanto uno spazio virtuale per noi del progetto Hermes. Al momento la pagina ha più di 1.000 iscritti che ogni giorno pubblicano notizie riguardanti la violenza contro le donne e la violenza contro gli omosessuali e transessuali, e continuano ad arrivarci richieste di persone, associazioni e istituzioni che vogliono iscriversi. Nel giorno in cui il Parlamento francese approva il matrimonio e l'adozione per le coppie di persone dello stesso sesso, i ricercatori spiegano che la violenza omofobica e di genere sono influenzati dalle scelte e dai comportamenti delle istituzioni. El matrimonio gay ha significado que la mayoría de la población asuma la homosexualidad ya como una norma más, una normalidad más, y eso ha ido reduciendo cada vez más los discursos negativos y los discursos homofóbicos. Por lo tanto, se ha extendido todo un discurso positivo acerca de la homosexualidad y podemos ver incluso en los institutos, tanto de pueblos como ciudades, a adolescentes y niños que se declaran, que se reconocen como gays o transgénero o lesbianas, y cada vez se recibe menos violencia. La gente expresa su cariño, su afecto, y eso antes no sucedía.